per risorgere la vita. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Thank you.
per regnare con Cristo nella gloria. Egli è Dio, egli regna con te, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Di Gesù. Fui preso dallo spirito del,
nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. La sera
sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli assumere i figli.
coinvolto dallo Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il mistero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a ricevere, a vivere nel celibato, vuoi il segno della tua totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la tua condizione insieme con il popolo di Dio per la Chiesa e per il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, vuoi conformare a lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio, vuoi. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato l'intera sua opera, ha potuto accogliere. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre onnipotente, che conceda la sua benedizione a questo suo figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato.
Ascolta, oh Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questo tuo figlio pasquale che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni onore, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno, tutto dispone per noi, con la tua provvidenza di Padre, per mezzo del tempo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo mondo. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa col cuore di Cristo. Vaglia e porteggi i suoi carismi, articolate e compatto nel cemento. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Ai ministri della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori del ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annuncio della parola. Ora, Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questo tuo figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del tuo mistero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso nel simbolo di te, umile nel tuo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo, sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo Figlio, che non venga per essere servito, ma per servire, e giunga con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
celi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto un annunciatore. Credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. Thank you.
ha richiamato la fede e rigenerato nel battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il nostro Spirito. L'umanità è sorta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli dei santi canta l'inno della tua gloria. Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
San Giuseppe e suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, oh Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, che lo offriamo anche per il nostro Pasquale, oggi ammesso all'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degni di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane con le sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, mio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Don onore al Signore a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine.
l'ordine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi, a mettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre. Fai vivere, benedici e doni il mondo a chi vede. Per Cristo, con Cristo e di Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto, continui a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. La celebrazione è stata bella e lunga, quindi non aggiungo molto. Ringrazio Dio, il Dio che si è rivelato per Gesù, in Gesù. Oggi il Vescovo ci ha ricordato che è la festa della Divina Misericordia. Questi anni di seminario sono serviti soprattutto a svelare la mia umanità, a capire di che pasta sono fatto, in altri termini. Mi trovo manchevole, insufficiente per questo servizio, e proprio di stare all'altare. Però, ecco, la festa di oggi forse ha questo significato: il Signore mi ha coperto ancora una volta con il manto della sua misericordia attraverso la Chiesa. Perciò, Eccellenza, posso ringraziare lei, che sì, è vero, lei mi ha detto tante volte ringrazia Dio, però il Concilio ci ricorda che il Vescovo è strumento di Gesù nella diocesi. Queste non sono chiacchiere del Concilio. Io e lei devo vedere Cristo, e senza la guida della Chiesa mi sento perso. Lei ce l'ha ricordato: non c'è Gesù senza Chiesa, è la Chiesa che è qui presente, siete voi la Chiesa guidata da questo pastore. Ringrazio il seminario perché sì, è stato ed è ancora la palestra di questa formazione, il luogo in cui sto ancora formandomi, poi mi piacendo verso questo altare. Dio sa quando posso essere legato a questo luogo che ha permesso di conoscermi e di approcciarmi ancora di più al Cristo, di far entrare ancora di più Gesù nelle mie viscere. Ringrazio quindi l'ex rettore, Don Gino, il rettore qui presente che è della nostra diocesi, Don Antonio, il padre spirituale, Don Enzo e Don Luca che ho intravisto. Lì ho fatto esperienza di fraternità. Vivere gomito a gomito con i fratelli non è semplice, però quella è la sfida che mi è stata posta innanzi, vivere il Vangelo. E il seminario è stata l'esperienza della fraternità che mi ha permesso di incontrare Gesù e Gesù Chiesa, Gesù nella comunità. Ringrazio la mia famiglia, i miei genitori, ma mio papà soprattutto. Io da voi ho imparato un po' la vita quotidiana, la gioia semplice, il sacrificio, e vivere umiltà e semplicità, quello che la vita ci offre. Non posso non ricordare i tre assenti di questo giorno, che sono i miei nonni. Stanno lì a concelebrare con il Signore. Io ringrazio tutti i diaconi e sacerdoti qui presenti, ma di tutta la diocesi. Il diaconato è in missione in una diocesi. Questa è una grave responsabilità per quanto mi riguarda, perché i preti che abbiamo sono tosti, anche loro uomini, ma uomini di Dio, con tutte le loro manchevolezze, ma sono uomini di Dio. Devo essere alla loro altezza, se non di più. Quindi che grande gioia per me essere inserito in questo presbiterio. Permettetemi che faccia però alcuni nomi. Don Nicola, colpa tua se sto qua oggi forse. Don Silvio, parroco attuale, sei sempre presente in modo discreto, però mi accompagni. Don Sergio, perché con te ho passato 2 anni della vita pastorale, il Vescovo ci ha affidati insieme e abbiamo condiviso un breve tratto di cammino. Don Angelo, tu mi stai un po' insegnando lo stile sacerdotale, mi stai facendo vedere innanzitutto che cosa significa essere uomini di preghiera. Se mi devo portare un'immagine di te, tu davanti al tabernacolo, là davanti, ore e ore, quindi grazie per questo. Ovviamente a Don Pietro e al padre Vincenzo, che mi stanno supportando e sopportando in questa esperienza di fraternità. E Don Alessio, che ormai è andato a termine nella mia parrocchia. Ringrazio tutti gli altri presenti. Ringrazio la comunità del Sacro Cuore, vi vedo presenti. Voi siete un po' la comunità che ha visto nascere la mia vocazione, e voi siete un po' il germe, quel piccolo gregge di Dio che ha permesso
poi di scoprirli. E ringrazio voi della comunità pastorale Santa Croce, San Giuliano e Colletorto. Io una raccomandazione vi chiedo. Questa dalmatica è bella, ci piace, però qualcuno mi ha detto che aprendola, anche così si vede una croce, il vescovo ce l'ha ricordata in omelia. Cioè, io sto qua per servirvi, non lo so, io imparo da voi. Quando non riesco a mostrarvi il volto del crocifisso risorto, richiamatemi, perché evidentemente sto fuori strada. Pastore, non sono pastore, ma evidentemente sono al servizio dei pastori e dobbiamo camminare. Insegnatevi voi come devo camminare ancora. Grazie. Presso il centro della comunità. Tutta la foto.